140.000 i clandestini che arrivano nel nostro paese attraverso i barconi della Speranza, una media di 516 persone al giorno. Questi sono i dati dell'UNHCR, dell'Agenzia ONU per i rifugiati. Buon pomeriggio a tutti quanti voi, benvenuti. La vedete posizionata, la protagonista della nostra storia è una donna coraggiosa e intraprendente allo stesso tempo, una donna che ad un certo punto della sua esistenza ha deciso di non voltare le spalle a tragedie che si consumano continuamente sotto ai nostri occhi. Regina Catrambrone, ben trovata, benvenuta. Grazie. Allora, tu sei calabrese, ma vivi a Malta ormai da diversi anni insieme a tuo marito. Sei un'imprenditrice, e sei impegnata nel ramo delle assicurazioni internazionali. La tua, lo diciamo, è una vita agiata, benestante. Normale, direi. Come tanti altri, ci sono tante persone che stanno anche meglio di noi. Però noi stiamo bene, lavoriamo molto. Senti, una vita quindi scadenzata con dei ritmi, con delle anche sicurezze, che però ad un certo punto viene completamente rivoluzionata. C'è un fatto che sconvolge la tua quotidianità. Sì, noi avevamo fatto una vacanza, eravamo tra Lampedusa e la Tunisia, era il giorno in cui Papa Francesco, come prima uscita, si stava recando proprio a Lampedusa per dare spazio agli ultimi. E noi purtroppo non potevamo stare lì perché per problemi di lavoro dovevamo andare in Tunisia. Quindi nella traversata Lampedusa-Tunisia abbiamo visto una giacca in mare che ha preso la nostra attenzione e poi pian piano anche il nostro cuore, devo dire, perché poi è stato un crescendo da lì, abbiamo iniziato a documentarci sempre di più. E che cosa è successo esattamente in quel momento? Voi avete visto questa giacca in mare, che cosa vi siete detti? È stata una domanda, abbiamo detto guarda lì questa giacca in mare, che strano, era un giubbotto invernale, cioè io e mio marito siamo amanti del mare, non è una giacca che usi in mare. E abbiamo chiesto al capitano, che era un ex guardia costiera maltese, Marco guarda quella giacca in mare. E lui, che aveva fatto diverse ricerche e soccorso, scusa, alcune volte, e ha detto sicuramente questa è di uno dei migranti che non ce l'ha fatta. E per noi è stato un colpo al cuore immediato, sì. No? E come stavi dicendo, giustamente era proprio il periodo, erano i giorni in cui il Papa era a Lampedusa. Esattamente era l'8 luglio del 2013. Il Papa proprio da lì lancia il suo grido di dolore. E allora ho sentito che dovevo venire qui oggi a pregare. A compiere un gesto di vicinanza, ma anche a risvegliare le nostre coscienze perché ciò che è accaduto non si ripeta. Non si ripeta, per favore. Dov'è il tuo fratello? La voce del suo sangue grida fino a me, dice Dio. Questa non è una domanda rivolta ad altri, è una domanda rivolta a me, a te, a ciascuno di noi. Oggi nessuno nel mondo si sente responsabile di questo. Abbiamo perso il senso della responsabilità fraterna. Ci siamo abituati alla sofferenza dell'altro. Non ci riguarda, non ci interessa. Non è affare nostro. Parole molto forti, un vero e proprio schiaffo alla globalizzazione dell'indifferenza. Non riusciamo a piangere più per il nostro fratello. Il Papa dice viviamo nelle bolle di sapone che sono belle ma non sono niente. Queste parole non ti hanno lasciato indifferente, perdono. No, perché noi proprio la nostra bolla di sapone l'abbiamo rotta e abbiamo deciso di non solo fare una donazione a un ente, ma di fare di più. Abbiamo deciso proprio di comprare un'imbarcazione, di attrezzarla con salvagenti, giacche, giubbotti e droni,
e abbiamo deciso di andare ad aiutarli. Naturalmente questo progetto è partito come un progetto pilota, un progetto tampone, che è stato veramente voluto da noi. Però spero che questo progetto si possa espandere e che altre persone vengano toccate dalle parole del Papa e dalle parole della propria coscienza. Perché poi, subito dopo le parole del Papa, ad ottobre dello stesso anno, un'altra tragedia insanguina il mare di Lampedusa. Ancora sono 368 le persone che perdono la vita e anche questo ulteriore fatto vi incoraggia ulteriormente in questa azione umanitaria. Sì, questa è stata la tragedia del 3 ottobre che ci ha dato proprio, ci ha fatto andare come uno sprint, proprio un push, perché noi avevamo già l'idea, avevamo già cercato, mio marito aveva cercato, perché lui è il tecnico della situazione, l'imbarcazione che poteva funzionare per la nostra idea, e poi alla fine siamo riusciti in un anno a passare da un'idea a una realtà, perché in soli 60 giorni in mare abbiamo salvato 3.000 persone. Che meraviglia, scusa, ma l'applauso ve lo dedico. Nasce dunque il MOAS, una stazione proprio di aiuto per i migranti in mare, ce ne parli? Sì, il MOAS è l'acronimo di Migrant Offshore Aid Station, che detto così è molto grande, però sarebbe il concetto di un'ambulanza in mare, qualcosa di veloce che possa aiutarli nel mentre poi naturalmente tutto coordinato col centro coordinamento di Roma o di Malta, e poi portarli, disimbarcarli in una nave oppure disimbarcarli a terra come è stato fatto. E con questa iniziativa nasce anche, o comunque arriva anche, la Phoenix, questa barca che prendete in Virginia, se non erro. Sì, l'abbiamo presa in Virginia perché lì è questo modello di nave che doveva ospitare questa piattaforma che è stata creata apposta, perché noi siamo gli unici che lanciamo droni, ma siamo dei civili, non siamo dei militari. Quindi è anche bello avere tanta tecnologia oggigiorno, abbiamo accesso a tutta questa tecnologia, però sfruttarla a fin di bene per aiutare gli altri è importantissimo. Noi abbiamo un talento e non solo dobbiamo custodirlo, ma dobbiamo anche metterlo a frutto e poi dobbiamo condividerlo con gli altri. È stato il nostro give back, dare indietro. Abbiamo lavorato, stiamo ancora lavorando per gli altri, però dobbiamo aiutare gli altri. È bellissimo questo, l'idea proprio di mettere a disposizione quelle che sono le proprie possibilità, inclinazioni, sensibilità proprio per aiutare gli altri. Allora facciamo una cosa, vi mostriamo adesso un filmato nel quale si vedranno proprio le tappe, comunque il viaggio che la Phoenix ha fatto dalla Virginia fino a Malta. Vediamo. Riassumere, questa è un'operazione finanziata completamente da voi? Al momento sì, è stata finora finanziata completamente da noi, è iniziata il 26 di agosto e è terminata il 31 di ottobre. Abbiamo aperto il crowdfunding per cercare di avere dei fondi e per andare avanti, perché è un progetto bellissimo, è bello andare in mare ad accogliere gli altri, questi viaggiatori che si mettono in mare, che scappano dalla guerra,
Ti provoco, faccio una cosa, però ci provo, visto che sei un'imprenditrice, questo è uno di quegli investimenti che non porta reddito. E voi avete messo a disposizione tutti i vostri risparmi, insomma una parte delle vostre ricchezze. Sì, ti correggo nel dire che non porta reddito, è vero, però... No, era la provocazione, chiaramente. Ti dà qualcosa, sì, infatti, che il denaro non può comprare e quando tu puoi utilizzarlo per il bene è la cosa più bella che tu possa fare, perché sono loro che poi alla fine aiutano noi, ci fanno ricordare tante cose, anche con i nostri figli, quando i ragazzi andavano a casa. Io ero fortunata perché nostra figlia ha fatto parte della missione, però tutti gli altri papà che non avevano i figli in nave, quando abbracciavano questi bimbi, e loro quando andavano a casa li apprezzavano ancora di più. Certo. Perché... No, è chiaro che fare del bene fa bene a chi lo fa anche, non soltanto a chi lo riceve. E io penso che comunque questa operazione non abbia fatto proprio tanto piacere a quei trafficanti di morte un po', no? A quelle persone che accompagnano attraverso i barconi, e accompagnano, in termine veramente un eufemismo, i vari clandestini. No, penso proprio di no, perché anche noi più di una volta... di solito le imbarcazioni, quando le persone vengono salvate, le imbarcazioni rimangono lì in mare e viene fatta una segnalazione e spesso poi vanno indietro i pescatori o i trafficanti a riprenderle queste imbarcazioni. E noi è capitato che abbiamo fatto la segnalazione al Centro Coordinamento Roma e abbiamo proprio detto: guardate che sono lì, la stiamo vedendo, li stanno portando. Noi non potevamo intervenire perché siamo una fondazione, un NGO, non abbiamo armi a bordo, quindi capisci. Però tutto ciò non ci ha minimamente spaventato. Abbiamo chiamato e loro sono arrivate le forze italiane e hanno arrestato e preso queste imbarcazioni. E allora facciamo una cosa, saliamo sulla Phoenix e ad accompagnarci in questo viaggio sarà proprio tuo marito, che conosceremo in questo filmato, che è stato curato per noi da Lucio Cocchia. Prima che partissimo dagli Stati Uniti verso Malta, abbiamo dovuto modificare la nave. Qui abbiamo costruito una porta per dare facile accesso ai profughi che debbono salire a bordo. Direi che questa è la scala della vita o della speranza. Avrei voluto che l'avessimo scritto sulla fiancata, perché quando uno mette piede qua cambia il verso della propria vita. Sotto questo ponte abbiamo creato una zona di rifugio per molte donne e bambini. Nel nostro ultimo soccorso, oltre 100 persone si sono riparate qui dal maltempo. Una zona speciale della Phoenix è la sua infermeria, che ha tutte le provviste mediche necessarie per assistere chi viaggia in mare. A bordo abbiamo sempre un paramedico e un dottore. Il mio compito è di dare pronto soccorso ai feriti, ai malati e a gente a rischio. Nelle ultime missioni abbiamo avuto una varietà di situazioni, dalla disidratazione a ferite locali. Numerose le donne incinte e anche di 9 mesi e addirittura un bimbo nato da appena 2 giorni. Questi sono droni con la tecnologia più avanzata sul mercato e sono utilizzati ovunque nel mondo per le operazioni di ricerca e soccorso. Una volta individuata la barca in difficoltà, inviamo le sue coordinate ai centri di coordinamento soccorso, sia di Malta che dell'Italia. Siamo fieri di quello che siamo riusciti a fare dopo appena 6 mesi dalla revisione totale della nave negli Stati Uniti. Regina, ma chi sono le donne e gli uomini che arrivano attraverso i barconi della speranza? Quali sono i loro sogni, i loro desideri? Sono persone come noi. Abbiamo incontrato dottori, avvocati, infermiere, mamme con 4 bambini.
Quindi sono persone come noi. Un giorno potrebbe capitare a noi. Ma che cos'è che ti fa fare tutto questo? Qual è il motore? Non lo so, è stato il motore è la nostra fede, è stata come una chiamata. Noi avevamo i mezzi, avevamo l'opportunità e l'abbiamo fatto. Ricordi la prima volta che avete salvato delle persone? Lo ricordo bene perché c'erano tanti bambini, era pomeriggio e loro erano spaventati. E quando prendi questo bambino, perché dal gommone salgono in nave, e lui è spaventato, non è la sua mamma, ci sono quei 5 secondi di panico per lui che tu cerchi di dirgli stai tranquillo, ora stai bene, sei salvo. E poi loro arrivano in nave, ognuno di loro prega nella sua lingua. È anche un bel punto di incontro. Siete in contatto con le persone che avete salvato? Purtroppo no, perché una volta che loro vanno non rimaniamo in contatto. Però siamo in contatto mediatico, io credo. Loro sono rimasti nel nostro cuore. Assolutamente. Senti, adesso ancora saliamo di nuovo sulla nave e lo facciamo attraverso il direttore della missione. Lui si chiama Marco Cauci. Sempre c'è gente disperata. Quando sta per fare il trasbordo, tutti vuole venire prima. Andare sul primo gommone significa che dobbiamo vedere se c'è gente che ha bisogno di cura medica, se c'è giubbotti salvagenti o no. Normalmente non ce n'è. Voglio essere onesto, non è un lavoro bello o semplice o piacevole. Io ho avuto casi in passato dove ho visto brutte cose. Allora sempre io pensare cosa può andare male, specialmente quando vedi bambini, persone anziane che se la barca si affonda non potete notare. Poi quando l'operazione è finita, i profughi sono a bordo Phoenix, poi lì c'è un grandissimo soddisfazione che non può spiegarlo, devo essere lì a fare questo mestiere. Parole del direttore della missione in mare. Dal 1 novembre non ci sarà più l'operazione Mare Nostrum, ci sarà Triton. Che cosa possiamo fare anche noi da qua? Come possiamo contribuire? Beh, potete seguirci sul nostro website www.moas.eu. Dicevo, Mare Nostrum finisce, il Moas invece è a tempo indeterminato. È a tempo indeterminato, però adesso siamo in porto perché i fondi stanziati da mio marito e dalla mia famiglia sono terminati, quindi adesso stiamo attendendo dei finanziamenti. E salvare queste persone è compito non solo dell'Italia ma di tutti. Ognuno di noi, come ha detto anche il Papa, si deve sentire responsabile proprio per l'altro. Grazie Regina, grazie per questa testimonianza, grazie per tutto quello che fate. Ma prima di salutarci volevo ricordarvi l'appuntamento nelle edicole con la nostra rivista, la rivista Sua Immagine, e ancora permettetemi di esprimere un grande abbraccio, un grande grazie a Padre Hermes Ronchi che oggi termina il suo viaggio e il suo accompagnamento che ci ha fatto proprio ogni sabato nelle pagine del Vangelo con le sue riflessioni. Quindi grazie da me e grazie da tutta la redazione di Sua Immagine. Padre Hermes, a te questo applauso, ti lascio la linea. Ci vediamo sabato prossimo, anche se andremo in onda a partire dalle 16:25 perché seguiremo proprio il Papa in Turchia. Regina Catrambrone, grazie. Grazie.